Bene amici, parliamo di router mesh oggi e ho il Lyra Trio di Asus sotto la mia telecamera da provare. Confezione che va sotto vuoto, ma ce l'ho fatta, l'ho aperta, ecco qua. Sono ovviamente tre apparati, ognuno dei quali AC1750 per quanto riguarda la larghezza di banda, dual band 2.4 e 5 GHz, antenne messe inclinate per aumentare la superficie di copertura non solo in orizzontale ma anche in verticale, e sono fanno parte della tecnologia AI Mesh, ovvero una sorta di intelligenza artificiale per andare a migliorare rispetto al mesh normale sia la copertura orizzontale sia la ampiezza di banda, e questo lo fa cambiando canale, cercando la via di comunicazione migliore tra i vari apparati che si vanno a installare nella rete, ma soprattutto questa intelligenza va a poter ampliare la rete attuale. Magari uno ha un modem router o magari solamente un router di Asus, magari di quelli strapotenti, potentissimi, ma vuole andare ad ampliare la copertura, e allora può integrarli con questi perché sono compatibili. Ogni apparato ha due porte di rete. Il primo, quello che si collega al modem router principale, andrà a collegarsi in una, l'altra rimane libera, mentre tutti gli altri apparati che poi vanno a collegarsi via radio al primo hanno due porte libere per collegare qualsiasi apparato cablato. Ovviamente alimentazione molto semplice, secondo me anche molto carini, e in confezione troviamo i tre alimentatori e le istruzioni. Oltre, qua dentro dovrebbe esserci sì il cavo di rete per cablarlo al primo al modem router. Loro non fanno da modem ma si collegano in maniera molto semplice grazie all'applicazione, perché un vantaggio di questa tecnologia AI Mesh è anche quella di essere molto facile da configurare. E allora andiamo a vedere se è tutto vero o no. Ed eccomi nella mia cantina della connettività, dove ho collegato il primo Lyra Trio al modem, io Vodafone come provider, e poi ho collegato la corrente. Semplicissima poi la configurazione, grazie all'applicazione che è questa. Via Bluetooth c'è la prima comunicazione tra applicazione e modem router, e poi quattro tap e fa tutto lui. Vedete, sono già collegato a internet, ma adesso vi faccio vedere come funziona il collegamento con il secondo router mesh che vado a installare qua nella cantinetta. Allora, l'ho collegato alla corrente, i led sono bianchi, vuol dire che è pronto alla configurazione. Prendo l'applicazione, faccio un bel più, gli dico aggiungi un Lyra alla configurazione di rete corrente, avanti avanti avanti, mi dà qualche dritta e poi connetti. Lui cerca tutti i Lyra, ovviamente la prima connessione, come dicevo prima, la fa via Bluetooth. Lui, quando ha i led bianchi, vuol dire che è in ricerca. Ce ne sono due, sì, perché ho già collegato quello al piano di sotto. Vediamo qual è questo. Questo è il numero 98, c'è scritto sotto. Ok, faccio ok sul 98. Adesso si connette all'app e poi ciuccerà in automatico i dati e farà il pairing con il Lyra Trio principale. Sta mandando la configurazione al Trio e voilà, siamo pronti. Nel frattempo lui cerca anche il canale migliore di comunicazione tra lui e la stazione base, ma in realtà tra lui e tutti gli altri mesh che ho messo in giro, perché sì, questo non è l'ultimo, ne metto un altro al piano di sotto per vedere proprio come reagisce tra una soletta e l'altra. E la mia soletta è in acciaio con una lamiera grecata più un bel 20 cm di cemento, quindi una soletta hard da bucare per le onde radio. Ed ecco qua il terzo Lyra che configuro come gli altri due tramite applicazione. Ok, configurato anche lui, e mentre cerca il canale migliore di comunicazione io torno su e inizio gli speed test. Primo speed test lo faccio a 5 cm dal primo Lyra e vediamo come si comporta. Ammazza, velocissimo, veramente un fulmine. Penso di non aver mai raggiunto questa velocità con uno smartphone vicino a un router. Andiamo in cantinetta. Questo Lyra comunica con l'altro Lyra che ho nell'armadio della connettività, ovviamente via radio. Ho però collegato via cavo il PC e adesso vai di super speed test. Sono 13 device che sto facendo andare in
contemporanea. E mentre vi faccio vedere i risultati, li valutiamo. I primi hanno un download, un upload molto alto, poi man mano la velocità, vedete, va un po' scemando. Questo vuol dire che quando i device sono tutti collegati, il router dà un po' la priorità a chi ha iniziato prima a scaricare i dati, in questo caso i primi tre smartphone. Però comunque nessuno è andato in timeout, quindi quando tutti stavano eseguendo il test contemporaneamente, comunque ha suddiviso la banda, rubandone un pochino ai primi e dandone un pochino agli ultimi. A questo punto sono molto curioso di tornare sulle scale e vedere come si comporta il passaggio solette. Ok, eccomi, sono circa 10 cm da questo Lyra che è collegato a quello sopra tramite il ponte radio. Ovviamente sta passando una soletta, vi ricordo, con la mira aggregata e 20 cm di calcestruzzo, e devo dire un po' il decadimento si sente perché, vedete, non ci sono le velocità che abbiamo registrato di sopra, ma aspettiamo la fine del test. Beh, diciamo comunque risultati non male. Adesso andiamo giù di un paio di piani così vediamo la penetrazione di questo Lyra, quindi non Lyra con Lyra ma Lyra Client. A due solette di distanza la rete c'è, mi dice che ci sono tre tacche su 4, la connettività c'è, adesso vediamo la velocità. Beh, direi assolutamente non male, allora vado giù di un altro piano. Sceso con tre solette sopra di me, ho ancora segnale, ma come avete visto ha switchato automaticamente sulla banda 2.4 GHz, perché ovviamente il nome della rete rimane uguale sia banda 5 GHz sia banda 2.4, e lo switch è automatico. E come vedete c'è ancora banda. Eccoci qua, sia in download che in upload. E allora vai giù all'ingresso. Ed eccoci all'ingresso del condominio, si è anche spenta la luce e ho ancora una semitacchettina, guardate, rimane collegato a quel filo di speranza. Io spero che vada e che prenda. Sì, guardate, si muove il contatore. No, porca miseria, ero riuscito a fare il download, invece l'upload si è disconnesso, ho provato a riconnettermi, ma niente. Però ragazzi, tenete presente che sopra c'erano quattro solette in latero cemento. Torno in studio e traiamo le conclusioni. E tra l'altro, risalendo al piano, qua siamo meno 3, ha ripreso il segnale. E sì, ed eccoci a tirare le conclusioni. L'applicazione che abbiamo usato per configurare l'Aira Trio serve anche per controllare la rete. Vedete, qua vi fa vedere anche a quale apparecchiatura è collegata l'altra apparecchiatura. Qua vedete anche le linee verdi e le linee gialle, la potenza del segnale che va a collegare i vari apparati, e vedete anche quali sono i device collegati ai vari apparecchietti. Ne ho 4 collegati all'Aira che ho nel mio armadio, poi ne ho 6 collegati a questo che ho chiamato cantinetta, e poi non ho nessuno sotto perché ovviamente sono risalito ma l'ho lasciato giù per le scale. Facile condividere la password del wifi, si può condividere semplicemente così, banalmente, molto velocemente, oppure condividere via QR code. Si può anche implementare la sicurezza di Trend Micro per proteggere la rete da attacchi esterni, e poi qua sotto si può vedere il traffico in tempo reale. Non solo, perché il traffico può essere gestito e si può andare a limitare la banda in download e in upload, e si possono anche andare a creare dei QoS, quindi delle priorità di uno di un'apparecchiatura rispetto all'altra. Sempre qua a sinistra c'è una cosa carina: accesso agli ospiti, quindi si può creare una rete secondaria da dare a amici, parenti o chi ci viene a trovare, per evitare che queste persone si possano collegare ai nostri file, alla nostra rete privata, ma lasciandogli comunque l'accesso a internet. Altra cosa bella è la gestione dei membri familiari. Io ho fatto un test, l'ho chiamato Kia, ma ne posso fare un altro che posso chiamare Gabriele. Seleziono gli apparati di un ipotetico Gabriele, magari ha un PC fisso e un tablet, e li seleziono, vado ad applicare queste impostazioni, e se io entro in questo utente posso definire quando lui può utilizzare la rete wifi. Per esempio, non so, la domenica dalla 1 alle 2, dalle 3 alle 4, insomma, posso selezionare vari orari e andare a bloccare la rete fuori da quegli orari. L'unica limitazione è che gli orari sono in finestre di un'ora in un'ora, quindi non si può dire vai su internet e puoi starci solamente mezz'ora, perché il minimo è un'ora. Vabbè, quello è il meno. Torniamo indietro. Ultima cosa che voglio far vedere, la smart home. Si può utilizzare
Go to AI Player per andare a condividere contenuti multimediali, e poi Operation Mode. Praticamente lui può operare come sto facendo io, come router, quindi va messo dopo il modem, perché loro non hanno dentro modem, quindi bisogna comunque avere il modem del proprio operatore che ci dà la connessione internet, e poi in cascata collegare loro, oppure farli andare come access point, quindi possiamo collegarli banalmente a un altro router se vogliamo mantenere il router che ci ha dato l'operatore e fargli fare solamente la parte wifi. Qua nelle impostazioni ci sono un sacco di cose che si possono andare a modificare, per esempio il forwarding di alcune porte, si possono bloccare degli apparati e non farli andare sotto wifi, basta aggiungere qua uno degli apparati collegati per estrometterlo dalla rete. Ovviamente si può configurare la connessione al modem via DHCP oppure mettendo i parametri manualmente della rete, anche PPOE se avete questo tipo di sistema di connettività al modem del vostro gestore, e si può andare a accendere o spegnere il LED qua che vi fa vedere lo stato dell'apparecchietto, cosa che io non farei perché è veramente molto molto carino, e poi un po' di informazioni. Insomma, non sono sicuramente delle apparecchiature per smanettoni, ma il grande vantaggio di questa tecnologia, non solo Mesh ma AI Mesh, quindi una sorta di, tra virgolette, intelligenza artificiale, non so se il nome scimmiotta un po' questa cosa, ma effettivamente lo sono, perché loro possono essere collegati all'ecosistema di Asus. Cioè voi magari avete già un modem router esagerato, avete magari, non so, il router top di gamma, il ROG 5003, AC5003 mi sembra che si chiami, bene, non c'è bisogno di sostituirlo, ma se volete ampliare la connettività, magari avete casa su più piani e il vostro attuale router non riesce a coprirli, con questi potete coprirli in maniera intelligente mesh, ovvero una gestione della banda, diciamo tra virgolette, passatemi il termine, autogestita. Ecco, se devo trovargli un difetto, forse è che manca la terza radio, ovvero loro sono dual band 2.4 e 5 GHz, ma non hanno una radio dedicata per la comunicazione tra apparato e apparato, e allora la comunicazione radio tra apparato e apparato magari ruba un po' di banda, e se ne avete tantissima come me ve ne accorgete. Ovviamente se avete una DSL o comunque una fiber to cabinet, non fiber to home come ho io, magari ve ne accorgete di meno, ma anche lì non ci sono problemi perché c'è anche la versione Tri Radio. Quanto costano? Il pacchetto da 3 intorno ai 320-330 euro, e devo dire che c'è poco da dire, funzionano veramente bene, soprattutto per quanto riguarda la penetrazione verticale, incredibile, merito anche delle antenne inclinate a 45 gradi, e chissà mai se riuscirò a fare una super comparazione tra tutti questi sistemi mesh. Sarebbe interessante, magari anche con il Tri Radio. Ciao!